Il monkeypox, più conosciuto come vaiolo delle scimmie, è arrivato nel territorio dell'ASL Roma 4. A comunicare i casi all'azienda sanitaria locale è stato lo Spallanzani, che sta gestendo questa nuova emergenza nazionale. Sono meno di 10, anche se l'ASL al momento preferisce non specificare quali sono i comuni coinvolti. Il nostro servizio. Il monkeypox, il vaiolo delle scimmie, è arrivato sul territorio dell'ASL Roma 4. Quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito un'emergenza di salute pubblica internazionale è sbarcato in alcuni comuni del comprensorio che l'azienda sanitaria locale intende mantenere segreti per non creare inutili allarmismi. Esclusi comunque Civitavecchia e i comuni del suo stretto comprensorio, quindi Tolfa, Lumiere e Santa Marinella. I casi sono stati comunicati all'azienda sanitaria direttamente dall'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, ovviamente in prima linea nella gestione di questa nuova emergenza, da tempo diffusa in alcune zone dell'Africa centrale e occidentale e sbarcata in Italia a maggio scorso e nel Lazio, dove si contano oltre 100 contagiati a giugno. I casi che si registrano nei comuni dell'ASL Roma 4, meno di 10, sono trattati e gestiti dai medici dell'ASL, grazie al lavoro del Dipartimento di Prevenzione guidato dalla dottoressa Simona Ursino. Ci sono meno di 10 casi di vaiolo delle scimmie sul nostro territorio, spiega Ursino, tutti perfettamente gestiti e tracciati. Non c'è nessun allarme, la situazione è assolutamente sotto controllo. La trasmissione dell'infezione, prosegue la dottoressa, da persona a persona, prosegue la dottoressa, avviene tramite contatto stretto, ma soprattutto tramite rapporti sessuali. Abbiamo perfettamente isolato i casi che si sono registrati da noi e stiamo ultimando il tracciamento dei contatti. Sale la soglia d'attenzione, quindi, da parte dell'ASL Roma 4, da poche ore direttamente coinvolta nella nuova emergenza sanitaria. Al momento, in Italia, sono saliti a 714 i contagi da monkeypox. Si tratta di 704 uomini e di 10 donne, con un'età media di 37 anni. Le regioni più colpite restano, oltre a Lazio, la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Un'interrogazione urgente che ha come oggetto la richiesta del cronoprogramma per interventi straordinari finalizzati a risolvere gravi situazioni di degrado e abbandono riscontrabili presso Campo dell'Oro. È quanto hanno deciso di fare i consiglieri del Partito Democratico PND Bene, De Angelis, Di Gennaro e Scilipoti. Da recenti perlustrazioni effettuate insieme ai nostri delegati al decoro e sicurezza, spiegano i consiglieri del PD, sono emerse inaccettabili situazioni di trascuratezza e degrado in zone centrali della nostra città, che invece, se ripulite e riqualificate, potrebbero rendere interi quartieri più vivibili e decorosi. I consiglieri hanno quindi inviato una interrogazione al sindaco tedesco per conoscere le tempistiche del cronoprogramma degli interventi di sfalcio, potatura e pulizia delle zone più degradate della città. Un luglio e una prima metà d'agosto record per quanto riguarda il transito dei crocieristi a Civitavecchia. Soprattutto le compagnie armatoriali straniere hanno imbarcato e sbarcato turisti in numero addirittura superiore rispetto al 2019 e il porto locale può per l'ennesima volta sognare il sorpasso rispetto a Barcellona per acquisire la leadership nel Mediterraneo. Nel primo semestre del 2022 il sorpasso non è arrivato, ma chissà che non arrivi alla fine dell'anno. Ci riferiamo alla classifica dei porti crocieristi del Mediterraneo, che nei primi sei mesi dell'anno in corso vede ancora in testa Barcellona, che prevale di poco su Civitavecchia, con 670.439 passeggeri sbarcati e imbarcati contro 630.697. Ma quel gap di poco meno di 40.000 crocieristi può essere colmato e può arrivare un sorpasso atteso da anni alla luce del boom di transito che si sono registrati a luglio e nella prima quindicina di agosto. A tirare sono state in particolar modo le compagnie straniere, in particolare le statunitensi e le norvegesi, che in alcune giornate hanno sfornato addirittura quasi 5.000 passeggeri ciascuna. Il motivo peraltro è semplice. Nel 2020 e nel 2021, durante il periodo della pandemia, le grandi compagnie armatoriali straniere, a differenza delle italiane che assicuravano almeno un viaggio settimanale, eccezion fatta per i periodi di lockdown, avevano completamente sospeso le loro traversate. In quel periodo si sono dunque accumulate centinaia di migliaia di prenotazioni di viaggi che non potevano essere effettuati e che sono stati recuperati proprio nel corso di questa estate. Peraltro, particolare non trascurabile per l'economia cittadina nel suo complesso,
successo, il boom dei passeggeri è stato accompagnato anche dalla scelta di Civitavecchia come home port, ovvero come lo scalo dal quale partire e nel quale arrivare. Ciò ha determinato di conseguenza un transito di migliaia e migliaia di persone, in massima parte straniere che hanno soggiornato negli alberghi e nei bed and breakfast cittadini e che in alcune giornate hanno assiepato ristoranti e locali del centro. Adesso, come tradizione, arrivi e partenze fanno registrare una naturale flessione e un altro momento caldo è previsto ad ottobre, mese nel quale da sempre si concentrano le maggiori presenze di navi da crociera. Insomma, anche grazie alla necessità da parte delle compagnie straniere di recuperare il terreno perduto durante la pandemia, il sospirato raggiungimento della leadership nel settore crocieristico nel Mediterraneo potrebbe davvero arrivare entro la fine dell'anno. Abbiamo letto qualche dato positivo per le imprese di Civitavecchia, in gran parte dovuto al tutto esaurito delle località turistiche, ma non inganniamoci, perché la realtà è più complicata e il ritorno dalle vacanze per la maggior parte degli imprenditori sarà duro. A dichiararlo è Graziano Luciani della Confcommercio, che fa conoscere alcuni dati non certo positivi riguardanti il commercio cittadino. Secondo il nostro osservatorio economico, spiega Luciani, elaborato con Format Research, appartengono al terzo di mercato il 76% delle imprese di Civitavecchia, un sistema imprenditoriale vitale quanto fragile che si confronta con i problemi storici del paese e con la nuova emergenza bollette. Da una ricognizione che abbiamo fatto, le aziende riscontrano aumenti per la luce da 3 a 4 volte e per il gas di un 50% rispetto allo scorso anno. È inevitabile che questo si rifletta poi sui prezzi di vendita. Un sonetto decisamente particolare, quello che ci propone questa settimana Pasquino, l'anonimo poeta dialettale, torna con A ognuno il suo, componimento nel quale ci racconta una storiella tra un bue e un asino nel tentativo di farci capire che prima bisogna controllare il nostro istinto e le nostre azioni, prima appunto di poter accusare qualcun altro. Ascoltiamo il sonetto. C'era una volta un bue che pascolava e non voleva essere disturbato. Si vedeva qualcuno sopra il prato, sollevava la testa e l'insultava. Un giorno un somarello secco secco gli passò alla distanza di uno sputo. Quello incazzato disse: «Sei un cornuto!» e venne fuori un brutto battibecco. Perché all'offesa replicò il somaro: «Mi potrei dire che sto sproporzionato, che c'ho la testa grossa e adesso è chiaro, che quando raio so pure sgraziato, ma le corna so tue, non c'hai riparo, sei cornuto da quando che sei nato». Veniamo alla pagina sportiva, la apriamo con la pallanuoto, nuovo impegno internazionale per Marco Dellungo. Da lunedì il capitano del Sette Bello sarà a Spalato in Croazia con i suoi compagni di squadra per dare la caccia all'europeo. Difficile la missione del gruppo di Sandro Campagna, in quanto la manifestazione continentale ha quasi il sapore del mondiale per le tante formazioni di vertice presenti. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone A e debutteranno lunedì alle 15:30 contro la Slovacchia. Seconda gara mercoledì alle 17 contro la Georgia, ma la gara decisiva del girone sarà quasi sicuramente quella contro il Montenegro di venerdì alle 19. La prima classificata andrà subito ai quarti di finale, mentre la seconda e terza transiteranno dagli spareggi. E veniamo al calcio a 5. David Zeppa e Claudio Cleri si sono già messi a disposizione della Futsal Civitavecchia nella nuova avventura in Serie C1. I due conoscono pienamente l'ambiente cittadino, in quanto in passato hanno già fatto parte delle formazioni locali ed hanno giocato con molti degli attuali compagni. I nerazzurri vogliono vivere una stagione tranquilla, ma non disdegnano certamente la possibilità di lottare per posizioni più agiate, così come è accaduto nella scorsa stagione. Ascoltiamo le nostre interviste. Davide Zeppa, Claudio Cleri con questa maglia sgargiante d'allenamento per quanto riguarda questa Futsal Civitavecchia che riprende con gli allenamenti, con la preparazione atletica. Davide, come procede questa preparazione che è appena iniziata per voi? Sono felicissimo di essere tornato con tanti amici, soprattutto con Mister Di Maio, e credo nel progetto e speriamo vada tutto bene. Eh sì, quindi praticamente dopo le esperienze estive che ti hanno visto in altre vesti totalmente extra sportive anche fuori dall'Italia, quindi si ritorna a splendere anche a Civitavecchia.
Sì, splendiamo e speriamo che questo campionato ci tolga tante soddisfazioni. E ritorno anche per quanto riguarda Claudio, che conosciamo anche per le esperienze che ha avuto negli anni scorsi. Quindi, com'è per te questa avventura qui alla Futsal? Vabbè, sicuramente è una nuova avventura, ci sono molti stimoli, ricomincio dopo 2 anni e mezzo che non giocavo, la Futsal mi ha dato questa opportunità, sono stato chiamato e ho preso questo impegno con molta serietà e cerchiamo di rimetterci in carreggiata e puntare in grande quest'anno. È una stagione in cui c'è bisogno di confermarsi dopo che l'anno scorso la Futsal per pochissimo ha mancato i playoff, una squadra rinnovata con diversi inserimenti dei giovani, per cui c'è bisogno di una spinta ancora più importante. Sì, questo è vero e sicuramente il progetto è buono, si deve fare meglio dell'altro anno, ecco. Quando si inizia una stagione tutti puntiamo in alto, quindi si gioca per vincere, quello è sicuro. Quindi Claudio spera nei playoff, immagino che lo spera anche David. Sì, speriamo, soprattutto il gruppo Vale, siamo tutti giocatori con esperienza, anche molto giovani, quindi speriamo di far bene. E speriamo che anche bella cannonata da fuori che possa cambiare i destini di questa squadra, da parte tua ovviamente. Speriamo, speriamo. E passiamo al windsurf. Prosegue il momento sfortunato dal punto di vista sportivo di Mattia Camboni. Ieri pomeriggio, nei momenti finali dell'allenamento che stava svolgendo a Torboli sul lago di Garda, il campione delle Fiamme Azzurre ha rimediato un infortunio al piede sinistro e gli sono stati applicati 5 punti di sutura. Il ragazzo, cresciuto alla Lega Navale, sarà costretto così a non potersi allenare in acqua per i prossimi 15 giorni, ma proseguirà le sessioni esclusivamente in palestra. Stavamo quasi per completare l'allenamento, dichiara Mattia Camboni. Stavamo provando delle manovre abbastanza complicate con questa nuova tavola volante, cercando di fare tutta la manovra in volo. Il passaggio dei piedi è velocissimo per perdere meno tempo possibile. In uno di questi passaggi il piede sinistro è andato a colpire una parte della tavola e così ho subito un taglio abbastanza profondo. Termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.